Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Pride di Reggio Calabria. Siamo in compagnia del gruppo, dimmelo tu, Ali d'Aquila, persone cristiane LGBT di Palermo. E questa è la domanda: si può essere credenti e professanti, cioè, e quindi omosessuali? Qua ne vedi un po', quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi il Vangelo, Gesù non discriminano assolutamente le persone gay, lesbiche, le persone omosessuali o le persone in generale? Beh, sfido a trovare un passo di discriminazione esplicita, soprattutto da parte dei Vangeli, da parte di Gesù Cristo, nei confronti di chiunque sia. Uno che andava a pranzo con prostitute, che dava la parola alle donne, che prendeva tutti i bambini. Quindi veramente non, a parte il fatto che l'omosessualità ai tempi in cui è stata scritta la Sacra Scrittura non era riconosciuta in quanto tale, perché mancava ancora lo sviluppo delle scienze umane, quindi non potevi essere contro qualcosa che non veniva riconosciuto come orientamento sessuale. Perfetto, e a questo punto invece chiedo ad Annina, giusto? Quindi essere gay, essere lesbica, può comunque conciliare la fede? Quindi un ragazzo gay credente, un ragazzo che comunque crede in Gesù, crede in Dio, può essere allo stesso tempo omosessuale e andare in chiesa, perché no? Certo, noi partiamo dal presupposto che non dobbiamo chiedere permesso a nessuno per sentirci figli di Dio. È giusto. Tra l'altro mi pare che anche per quanto riguarda ricevere la comunione, Gesù abbia detto prendete e mangiatene tutti. Non ha specificato tu sì, tu no, l'altro pure, giusto? Anzi appunto, soprattutto nel Vangelo di Luca, ma in tutti i Vangeli c'è una grande apertura nei confronti delle fasce più discriminate della società, e questo è importante saperlo. Ma è importante sapere anche che cristiani LGBT accolti nella propria comunità ce ne sono dappertutto, anche in Italia, e che anche le comunità cristiane in carne e ossa vanno cambiando, ce ne sono tante. Allora chiedo ad Annina, dove trovarvi, chi volesse contattarvi o comunque chi volesse rivolgersi a voi, come può fare per cercarvi su Facebook, su internet? Allora, il gruppo di Aquila ha un blog, ha una pagina Facebook e poi c'è il portale Jonata, dove ci sono tutte le informazioni di tutti i gruppi cristiani LGBT. C'è la pagina Forum Cristiani LGBT che si terrà nel 2016 ad Albano. E quanto altro, ogni gruppo italiano insomma ha il suo sito. Marco, dillo tu. Siete tutti invitati a Roma sabato 3 ottobre, quando in preparazione del sinodo della Chiesa Cattolica sui temi LGBT e della famiglia ci sarà un racconto, un'esposizione di esperienze pastorali con le persone LGBT da tutto il mondo, dalle chiese del Sud Africa, le chiese del Sud America, le chiese, l'esperienza di Westminster a Londra, il forum europeo dei cristiani LGBT, le esperienze di accompagnamento spirituale anche in Italia. Ci saranno persone da tutto il mondo che racconteranno proprio le esperienze concrete, anche un vescovo messicano, di pastorale assieme alle persone LGBT, quindi non sull'omosessualità ma con le lesbiche, le trans, i bisessuali e i gay in carne e ossa. Quindi il prossimo appuntamento è il 3 ottobre a Roma? 3 ottobre a Roma, alla Balduina, al Centro Pellegrini, e tra l'altro in concomitanza nascerà questa rete mondiale per la prima volta di cristiani LGBT da tutto il mondo. Benissimo, quindi lanciamo questo bellissimo messaggio da Reggio Calabria di unione, di fratellanza, e quindi questo è il Vangelo, giusto? Unione e fratellanza. Senz'altro, sì, siamo tutti benvenuti alla mensa del Signore. Grazie a voi e grazie a Liberi TV.